si consideri la seguente forma differenziale lineare: omega uguale seno di y in dx più x coseno di y in dy. A. Si cerchi una primitiva di omega. B. Si calcoli l'integrale di omega lungo la circonferenza unitaria centrata nell'origine. C. Si calcoli l'integrale di omega lungo l'arco di parabola y uguale x quadro con x compreso fra 1 e 2. Esercizio tratto da un testo d'esame assegnato il 13 di novembre del 2015 alle facoltà, perché immagino che sia un esame riferito a un gruppo di corsi, quali ingegneria clinica, chimica, della sicurezza e ambiente e territorio. Allora, intanto ci chiedono di cercare una primitiva. Ovviamente la forma differenziale assegnata è definita, ad esempio indichiamo con E, in tutto R2, quindi campo o semplicemente connesso. Quindi qualora dimostrassimo la sua esattezza, ovvero qualora dimostrassimo la sua chiusura, potremmo affermarne con certezza di dire che appunto è esatta in R2 e quindi potremmo integrare e calcolare una primitiva. Allora la x grande è seno di y, la y grande è x coseno di y. Andiamo a derivare la x grande rispetto ad y. La sua derivata rispetto ad y è appunto coseno di y. Notiamo che invece la derivata parziale della y grande, che invece è x cos y rispetto ad x, cos y è costante e lo portiamo fuori, la derivata di x è 1. 1 per coseno di y è coseno di y. E allora possiamo dire che, visto che la forma è chiusa, è anche esatta, perché è chiusa in un campo semplicemente connesso, che è tutto il piano R2. Quindi è integrabile, è esatta, e possiamo subito rispondere alla domanda relativa al punto A, ovvero calcolare una primitiva. Come? Beh, in questo caso direi di scegliere scegliamo un percorso, una curva gamma, data l'unione di gamma 1 e gamma 2, o altrimenti, che vogliamo fare? Facciamo, visto che dopo ci chiedono l'integrale curve linee, direi di applicare la definizione, quindi scrivere che la derivata della primitiva che indichiamo con f grande rispetto ad x è seno di y, la x grande, ma anche la derivata di f rispetto ad y è la y grande, quindi è x cos y. Andiamo ad esempio a integrare rispetto ad x entrambi i membri della prima, scrivendo che f di xy è l'integrale di seno di y in dx più una costante indipendente dalla variabile x ma dipendente solamente dalla variabile y. L'integrale di sen y in dx è x in y, perché ovviamente sen y è costante in dx, quindi abbiamo che f di xy è x seno, andiamo a scriverlo bene, di y più appunto g di y. Per trovarla andiamo a derivare entrambi i membri rispetto ad y, scrivendo appunto che la derivata di f rispetto ad y è, andiamo a derivare rispetto ad y il membro di destra, x è costante, derivata di sen y è cos y, quindi abbiamo x coseno di y più g' ovviamente di y. Ma df su dy, eccolo lì, è proprio x cos y, vedete? Abbiamo scritto all'inizio. Quindi al posto di df su dy ci scriviamo x coseno di y. Ma questi due se ne vanno. Troviamo pertanto che, come tante volte abbiamo trovato, che g' di y è 0. Vuol dire, integrando entrambi i membri, ovviamente rispetto ad y, è c con c costante reale. Quindi la primitiva della nostra forma differenziale, quindi la risposta alla domanda A è f di xy uguale x in y più c, con c ovviamente costante reale. A questo punto andiamo a rispondere alla domanda relativa al punto B. Si calcola l'integrale di omega della forma differenziale lineare lungo la circonferenza unitaria centrata nell'origine, cioè circonferenza vuol dire circonferenza di raggio 1 e centro 0,0. Vuol dire questo. Allora andiamo effettivamente a cancellare, ma qui però direi casca l'asino. Perché dico questo? Beh, perché vedete, in questo caso, allora, tanto da cancellare un po' di calcoli fatti, visto che ormai li abbiamo fatti e li abbiamo archiviati, andiamo a considerare un attimo questa curva, che ovviamente però, vedete,
questa qua, no? Più che altro sembrerebbe un'ellisse, ma mi perdonerete se non è un cerchio perfetto, anzi è tutt'altro che perfetto. 1, meno 1, 0, meno 1, 0, 1. Allora, vi ricordo che riguardante le forme differenziali esiste un teorema che ci dice che se la forma differenziale lineare, in questo caso x grande di x più y grande di y, è un differenziale esatto nel campo connesso A, comunque si scelga in A una curva chiusa gamma, generalmente regolare, risulta che l'integrale curvilineo di omega esteso a gamma è pari a zero. Quindi, visto che in effetti questa curva è una curva chiusa, un cerchio chiuso, possiamo dire che effettivamente la domanda B ha già una sua risposta. E questa è zero. Perché? Perché vi ricordo all'inizio abbiamo verificato che omega è esatta in tutto R2. E quindi anche, ovviamente, visto che parliamo di, in questo caso, campo connesso A, addirittura il campo addirittura è semplicemente connesso, abbiamo scelto in A una curva chiusa, l'integrale curvilineo di gamma, stessa gamma di omega è zero. Quindi la domanda B ovviamente è fatta. Non è diverso invece la domanda C, che ci chiedono invece di calcolare l'integrale curvilineo nella stessa gamma di seno di y dx più x coseno di y dy, senza parentesi. Oh, questa volta però, mentre io qua magari la indichiamo con gamma primo, quella la potevamo indicare con phi, gamma primo ci dicono, lo indico io gamma primo, dove ci chiedono di calcolare l'integrale di omega lungo l'arco di parabola y uguale x quadro con x compreso fra 1 e 2. Questa volta non parliamo di una curva, di un percorso chiuso, ma parliamo di un arco di parabola. Ovviamente però anche in questo caso il discorso è molto semplice. Per quale motivo? Beh, perché, allora, intanto mi riscrivo non a caso la mia primitiva, che f di x y in questo caso, attenzione, f di x y è c più x seno di y. Sì, è quella che abbiamo calcolato prima. Perché dico questo? Perché adesso andiamo a rappresentarci un attimo gamma primo. Andiamo ovviamente nel piano XY, ci parlano di arco di parabola Y uguale X quadro. Però ovviamente ci interessa solamente questa parte, perché ci dicono che X è compreso fra 1 e 2. X uguale 1 è questa, e X uguale 2 è questa. Ecco il nostro arco di parabola, questo qua. Ovviamente, questo è 1, questo è 2. Ovviamente il verso di percorrenza è questo qua. Va bene? A questo punto vi ricordo un altro teorema che avrei enunciato tantissime altre volte. Il teorema ci dice questo. Se la forma differenziale lineare x dx più y dy, in questo caso, è un differenziale esatto nel campo connesso A e ha come integrale, ovvero come primitiva, la funzione f grande di xy, comunque si scelgano in A due punti, p' di coordinate x' y' e p' di coordinate x secondo y secondo, ed un arco di curva, generalmente regolare, in questo caso gamma primo, che abbia tali punti proprio come estremi, allora risulterà che l'integrale stesso gamma primo, percorsa da p' a p' di x grande di x più y grande di y, è pari proprio a f grande di x secondo y secondo meno f grande di x' meno f grande di x' y'. Ovvero l'integrale curvilineo considerato ha un valore che dipende soltanto dai punti P' e P', non dipende assolutamente dall'arco gamma scelto per congiungere tali punti. Ossia, cosa che abbiamo visto tante volte, in questo caso ci interessano solamente ovviamente la nostra curva gamma, che andiamo a parametrizzare, gamma prima abbiamo indicato per la verità, dunque abbiamo y uguale x quadro, quindi abbiamo che y è t al quadrato, e x uguale t. Dunque abbiamo che x è compreso fra 1 e 2, va bene? Ma capite che in questo caso, quindi se x è t, t è compreso fra 1 e 2. Allora vorrà dire che p', ovvero il punto p' iniziale relativo al parametro t uguale 1, verrà 1, 1. Infatti questo è il punto 1, 1. Beh, p secondo, il punto finale, relativo al parametro t uguale 2 verrà un 2, 4, perché sarebbe 2 e 2 al quadrato 4, 2, 4.
Allora in questo caso abbiamo finito perché non c'è bisogno di calcolare l'integrale curvilineo di seconda specie normale, ma basterà applicare appunto la tesi del teorema che abbiamo appena enunciato, cioè l'integrale curvilineo della stessa gamma percorsa da P' a P', così è, di seno di y di x più x coseno di y di y è uguale proprio. Ovviamente questo perché lo possiamo fare? Lo possiamo fare perché la forma differenziale che abbiamo visto all'inizio è un differenziale esatto. Nel campo connesso A, addirittura A è R2, quindi campo, è un campo semplicemente connesso. Sarà F grande calcolato in P secondo, potremmo indicarlo con A e B punti, con P secondo come dice il teorema, meno F grande di P primo. Sono simbolismi, non ci interessa. Ovviamente P primo è 1, 1, P secondo è 2, 4, poi abbiamo verificato. Andiamo a questo punto a tenere presente che f grande di xy è x e y, in questo caso c è l'insieme delle primitive, ovviamente togliendo c otteniamo che questo sarà pari a, allora, x e y, avremo x seno di y, calcoliamo quando x è 1, quando y, quando x, chiedo scusa, è 2, quando y è 4, meno x e y quando x è 1, quando y è 1, che sarebbe f di b secondo meno f di b primo. Allora uguale 2 seno di 4 meno 1 per il seno di 1, quindi meno seno di 1. E quindi il valore richiesto, questi esercizi si trovano nel sito di questo tipo, di questi canali, ma non sono risolti, sono solamente i testi, è giusto per, ma chi normalmente frequenta, chi segue il canale lo sa già, evidentemente. Chi sta da un'altra parte d'Italia, questo non mi interessa, ma se volesse andare a vedere, insomma, parliamo dell'Università Roma La Sapienza, quindi le facoltà sono Ingegneria Clinica, Chimica, Ambiente e Territorio e della Sicurezza. È un esame molto recente perché è del 13 novembre 2015, quindi un recupero, insomma, per fuori corso. Eccolo allora il risultato, 2 seno di 4 meno seno di 1. Ovviamente il primo, quindi quello relativo alla lettera B, era 0 per il teorema precedentemente enunciato, perché la forma differenziale è la forma differenziale assegnata è un differenziale esatto e la curva scelta in E, quello abbiamo indicato con A, se non ricordo, campo semplicemente connesso, è ovviamente una curva chiusa. Mentre in questo caso qua la curva non è chiusa, quindi abbiamo applicato l'altro teorema e questa volta l'integrale curvilineo ci dà 2 seno di 4 meno seno di 1, eccolo qua.